Ogni anno a maggio, che in ebraico è il mese di Ayar, l'Istituto Musicale Magnificat della Custodia di Terra Santa organizza un festival di 4 concerti, sempre in luoghi diversi e uno per ogni giovedì del mese. È l'occasione nella quale studenti di età diversa offrono un saggio della loro crescita artistica. Seguiamo il quarto dei concerti, che ha luogo nella Cappella di Notre Dame a Gerusalemme. Quest'anno, a causa del conflitto in corso, questo festival è davvero una profezia di vita buona che sfida la paura e abbatte i luoghi comuni. Qualsiasi manifestazione musicale e artistica è stata un po' boicottata, un po' ha dovuto chiudere o non essere messa in atto per le situazioni che stiamo vivendo nel paese. Col Magnificat abbiamo deciso comunque di superare un po' queste barriere, un po' sfidando anche la sorte. E in tanti ci hanno ringraziato perché abbiamo potuto creare dei piccoli spazi di bellezza e di incontro anche con questi concerti. Issa è un ragazzo di Gerusalemme originario di Beit Hanina e sono 11 anni che frequenta questa scuola. È uno degli allievi più grandi e stasera ci offre una prova del suo talento e della sua passione per la chitarra. Osservandolo suonare ci appare come trasportato in un'altra dimensione. I feel peace, inner peace. Io sento pace, è il modo in cui esprimo i miei sentimenti. Ogni volta che sono stressato prendo in mano la chitarra, butto fuori tutto. È bello, sono davvero grato di essere parte di questa comunità. Il Magnificat è come una casa per me, sono qui da più di 11 anni, sono cresciuto qui, i professori mi hanno insegnato tutto ciò che so. È davvero la mia seconda casa. I've grown here, the teachers here have taught me a lot of stuff. It's truly my second home. L'istituto ha quasi 30 anni di esistenza, è nato senza avere per forza l'obiettivo di fare del dialogo interreligioso o di essere un luogo di coesistenza pacifica, però con la musica di fatto lo è diventato. Attualmente abbiamo circa 200 studenti provenienti da tutte le confessioni della Chiesa cristiana, musulmani ed ebrei. In Gerusalemme, in particolare nella Città Vecchia, è un unicum, un valore veramente prezioso. Quest'anno ancora di più. Insegnare in questa scuola significa accompagnare studenti di ogni lingua, cultura e sensibilità, costruendo con loro dei percorsi sempre nuovi. It's challenging because we have all kind of people. È sfidante perché abbiamo a che fare con ogni tipo di persona, di famiglia, di mentalità ed ogni tipo di lingua anche. A volte noi iniziamo a lavorare con bambini che hanno anche 4 o 5 anni, quindi parlano solo arabo. Ma non tutti i maestri parlano arabo. Alcuni vengono da fuori e parlano solo francese o spagnolo. Quindi trovare una lingua in comune ogni tanto è difficile. Ma penso che proprio per questo noi facciamo del nostro meglio in ciò che siamo chiamati a fare. Offrire la nostra lingua comune, che è la musica. È questo ciò che facciamo in questa realtà così complicata. Qualcosa di veramente importante, perché è questo che apre il cuore della gente. Non importa che lingua poi si parli a casa. Which language is speaking at home?